Come nel calcio, anche nel basket, se tu domini una partita ma non la chiudi, poi può essere che la squadra avversaria ti punisce. Ed è stato così anche nel caso dell'Olimpia Milano, che dopo aver portato anche un vantaggio di più di 10 punti, 12 punti, il vantaggio massimo effettivamente dell'Olimpia, contro il Panathinaikos arriva una sconfitta veramente assurda, 77-80 il risultato finale Mediolanum Forum per la squadra di Ettore Messina, che conclude quindi questo 12° turno di Eurolega con il record di 6-4, perché ovviamente Milano deve ancora recuperare due partite. Anche gli amici appassionati di grande basket europeo, buonasera ragazzi, parliamo di questo turno di Eurolega che ha visto di fronte Milano e il Panathinaikos. Partita, come ho detto, dominata secondo me da Milano, anche se non ci sono stati ottimi risultati dal tiro da 3 punti, però secondo me dalla media o comunque all'interno dell'area di rigore Milano ha spadroneggiato, anche se il Panathinaikos sappiamo tutti essere una squadra molto forte a rimbalzi. Il problema qual è? Che pian pianino la squadra greca, dove militano tanti ex giocatori di Milano, è uscita alla distanza. È uscita alla distanza. E la tripla, secondo me, che ha cambiato tutto è stata quella del talento del gran giocatore Papanicolaou a 1 minuto e qualcosa dalla fine, che ha portato il Panathinaikos avanti. Ha portato il Panathinaikos avanti dopo praticamente una partita intera che era stata dietro ad inseguire la squadra nata da Ettore Messina. Successivamente è arrivato l'alley-oop di Papa Nicolaou per Papa Giannis, che ha fatto altri 2 punti. E da lì veramente Milano non è riuscita più a segnare, veramente. È stato un qualcosa di clamoroso. Anzi, no, ha segnato una volta il controsorpasso, poi c'è stato questo alley-oop e veramente. Penultimo possesso gestito malissimo da Mac, che tenta un tiro davvero disperato, che arriva a malapena al ferro, anzi arriva al ferro, rimbalzo della squadra greca. E fortunatamente che i greci sono molto scarsi nei tiri liberi, perché mettono davvero pochi pochi tiri liberi, e alla fine aveva l'occasione per pareggiare Milano 3 secondi, e Delaney però spreca tutto perché si incespica e Heinz da 20 metri non riesce a portarsi a casa almeno l'overtime. Da raccontare il fatto che c'era anche una partita di Serie A che si era giocata, la partita dell'Una Hotels contro la De Longhi, quindi Reggio Emilia contro Treviso all'Unipol Arena. Dopo una partita che nel primo e nel secondo quarto viveva sulle ali dell'equilibrio, la squadra allenata da Antimo Martino è uscita alla distanza, riuscendosi a portare a casa la partita per 94-76 nei confronti della squadra allenata da Max Menetti, quindi davvero sconfitta pesante, vittoria convincente per quanto riguarda Reggio Emilia, che è stata una delle squadre più falcidiate dall'epidemia di coronavirus. Ora Milano, purtroppo, secondo me, era una partita questa da vincere, perché quest'anno il Panathinaikos non lo vedo fortissimo come magari gli altri anni. Ha perso per esempio Nikolaitis, che è andato al Barcellona. Non mi aspettavo una sconfitta, il Cesar Rodriguez non giocava, era in tribuna. Però non lo so, questa squadra nel momento decisivo non si è comportata come si è comportata venerdì scorso, giovedì scorso, non ricordo quando, contro il Maccabi, quando ha fatto quella prestazione top. Rischia anche di perdere quel tiro da 4 punti di Panther, il buzzer beater di Malcolm Delaney hanno fatto sì che questa squadra potesse espugnare dopo 33 anni Tel Aviv. Oggi purtroppo ha vinto il Panathinaikos, purtroppo io sono della Dinamo, però comunque in Eurolega si tifano le italiane. Io ragazzi, ho finito questo video, spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!